Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Il Consiglio regionale ha approvato nella seduta del 22 maggio la riforma degli ambiti territoriali ottimali per la gestione di rifiuti e acqua. Licenziata anche la delibera che proroga di 6 mesi i lavori della Commissione speciale di inchiesta sulla gestione urbanistica. L'Assemblea ha inoltre commemorato le vittime dell'attentato di Brindisi e del terremoto in Emilia-Romagna. Approvati anche 5 ordini del giorno. Riduzione dell'autorità d'ambito per la gestione rifiuti da 8 a 4, creazione delle conferenze d'ambito provinciali, assegnazione alle province delle competenze di gestione dei servizi, tariffazione, programmazione e organizzazione. Questi punti salienti contenuti nella legge di riforma per la gestione di rifiuti e acqua. Fabrizio Comba, Popolo della Libertà. Un DDL che parte da lontano. Lavori importanti durante la quinta commissione e contributi ancora più importanti nei lavori di aula. Un DDL che darà maggiore efficienza al sistema e un sistema che comunque nel quale verranno coinvolte le amministrazioni territoriali, le province e i comuni, con un deciso risparmio da parte dei cittadini. Mino Taricco, Partito Democratico. Avremmo preferito un testo di legge che definisse in modo puntuale le competenze dei comuni e delle province. Non è stato così. La Giunta e la maggioranza hanno scelto di realizzare la gestione attraverso le conferenze d'ambito. La nostra sensazione è che questa legge rischi di nascere vecchia alla luce delle modifiche nazionali, ma verificheremo nel merito l'attuazione nei prossimi mesi. 2 giornate di premiazione per 190 studenti autori dei temi vincitori del concorso Diventiamo cittadini europei, promosso dalla Consulta Europea con l'Ufficio Scolastico Regionale. Quest'anno gli elaborati realizzati dai ragazzi vertevano su Unione Europea e i possibili modelli di sviluppo sostenibile e i rapporti fra l'Europa e i paesi dell'area sud-mediterranea. Quanto internet e i social network condizionano la vita delle persone, in particolare delle nuove generazioni, il tema del convegno La comunicazione ai tempi della rete, i giovani e il web. L'incontro promosso dalla Consulta Femminile Regionale ha visto la partecipazione di relatori di diverse professionalità ed esperienze in materia. E ora 2 appuntamenti per concludere. Fino al 1 giugno la Biblioteca della Regione ospita la mostra Tra le pagine, il segnalibro dal nastrino di seta colorato al design, con esemplari provenienti dalla collezione di Daniela Bongiovanni. È invece visitabile fino al 30 maggio all'URP del Consiglio regionale la mostra sull'Ecomuseo delle Fucine di Mezzenile, una serie di pannelli ed istantanee tra i luoghi e gli attrezzi d'uso delle antiche fucine per lavorare il ferro e in particolare i chiodi. E dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.